Buongiorno a tutti, ci troviamo a Varsi in occasione di un mercatino fantastico dove sono presenti diversi volontari con l'obiettivo di raccogliere fondi, chi per la scuola, chi per il teatro. E siamo qua adesso, farò l'invadente, addentrandomi in questa bellissima casetta e andando a intervistare il signor Pietro Costa, perché dovete sapere che Pietro Costa è un volontario non solo del Motoclub Valceno ma anche della Protezione Civile. Pietro, ti abbiamo incastrato questa volta. Cosa ci dici di questo? L'abbiamo preso. Pietro, è stato lui. Cosa ci dici di questa bellissima iniziativa? Ma niente, stiamo facendo un po' di. Lo vediamo indaffarato. Un po' di cioccolate calde qui per la popolazione di Varsi e non solo, dato che ci sono qui le feste di Natale, allora stiamo dando. Raccogliete fondi per la. Io l'ho assaggiata, è buonissima. Raccogliete quindi fondi per la Protezione Civile? Sì, esatto, per quello che possiamo fare, qualcosina da devolvere poi in beneficenza alle associazioni. Ricordiamo quanto è importante la Protezione Civile, di cosa vi occupate? Ci occupiamo di tutto. Quindi soccorso, calamità naturali, adesso non mi viene. Tu comunque diverse cose, quindi dal soccorso nel caso di calamità anche magari alla piccola assistenza, sì, forse, giusto? Esatto. Dal gattino sull'albero. No, esattamente. Benissimo, ricordiamo Pietro appunto è anche volontario del Motoclub Valceno. Pietro, è passata poi Santa Lucia con il quad? Sì, è passata. Abbiamo fatto il giretto qua per il paese, per i bambini. Ha portato i doni? Sì. Benissimo, allora ringraziamo Pietro Costa, sempre attivo nel volontariato di Varsi, quindi Protezione Civile, Motoclub Valceno. Qualche altra prossima iniziativa c'è in vista, Pietro, magari per la Befana? La Befana in quanto? Dobbiamo ancora fare un po' il punto della situazione, vediamo un attimo. Va bene, ce lo fai sapere, vero Pietro, esatto. Di qualche iniziativa. Benissimo, grazie Pietro, buon lavoro. Ciao, anche a voi. Quindi da Varsi è tutto, Isabella Bozzuffi per Areti ATG Parmense, anch'io ho contribuito con l'acquisto di un fiore e buone feste a tutti.